Allora, uno dice: porti solo video sulla Fiorentina. No, oggi vi smentisco, cari tifosi viola, cari anche non tifosi viola, a chiunque poi possa mai arrivare questo video. Oggi testimonianza viva, live, in diretta, tra circa un'ora, di Maastricht ADO Den Haag. Si pronuncia così una squadra, l'ADO Den Haag, tra l'altro, che era in Eredivisie non fino a troppo tempo fa, che comunque è la squadra dell'AIA, ha avuto un passato più rilevante nella serie maggiore olandese rispetto al Maastricht, che invece non vede, diciamo, tempi sereni da tanto tempo oramai, da circa gli anni due, prima degli anni 2000 avevano fatto qualche apparizione nella Eredivisie, ma ora sono un po' di anni che faticano a trovare anche solo la postazione dei playoff. L'anno scorso sconfitti dal NAC Breda nel percorso per ritornare in serie maggiore, squadra che tra l'altro Maastricht ha prodotto l'anno scorso e già venduto alla Z di Alkmaar, un grande talento figlio di Van Bommel. Ma non dilunghiamoci troppo in chiacchiere, vi faccio vedere il De Gusselt di Maastricht. E non è poi così tanto diverso dallo stadio che vi avevo fatto vedere in un vlog recente, la partita della Fiorentina contro il Genk. Sì, perché gli stadi nord europei hanno un po' tutti questa caratteristica di non essere proprio degli impianti artistici quanto degli impianti funzionali, ma soprattutto anche scuole, accademie, produttori di grandi, grandissimi talenti. Allora, diciamo che visto così non sembra neanche uno stadio, sembra più un centro commerciale, ci sono le palestre, i ristoranti proprio dentro lo stadio, c'è pure un McDonald's. Tra l'altro mi sono ricordato solo ora che quel Van Bommel di cui vi parlavo prima è Ruben Van Bommel, quindi se lo volete andare a cercare e studiare, perché è un calciatore molto interessante anche in ottica fiorentina, che potrebbe puntare anche un po' su questi mercati. Farvi capire anche il livello di centro commerciale che sembra, proprio sotto lo stadio, non voglio riprendere troppo, ma c'è una palestra e questa qui dovrebbe essere la nostra entrata, quindi ci vediamo dentro. Se vi stesse chiedendo invece se i tifosi del Maastricht hanno dei tifosi, hanno proprio un'intera curva di fan affiatati. Allora, io sono qua oggi con Edoardo, amico di Erasmus Juventino. Pensate un po' che ieri aveva sulle Alfanta una sfiga per veramente una tifosi viola. Vittoria 1-0, terza di fila, vetta della classifica. Di cortomuso anche stavolta. E seguiremo la partita insieme, ci rivediamo dopo. Dietro ce l'ho fatta a riprenderlo, ma ha segnato il ADO Den Haag, quindi dopo 3 minuti e 17 siamo già subito a tifare la squadra che perde. Forza così, non molliamo. Dato dietro di noi ci sono anche un gruppetto di italiani, incredibile. Quando ci manca il calcio si va anche a queste partite. Questo l'ho ripreso ed era il 2-0 del ADO Den Haag. Siamo all'ottavo minuto e già 2-0. Se si va a queste medie, male male. Male male veramente. Male, male, vabbè. Sì. Che sfiga fuori gioco! Stavano anche iniziando a giocare bene, ma veramente peccato, fuori gioco. Disastro Maastricht. Nel momento anche in cui stavano un po' più arzilli. Stavano un po' più arzilli. 3-0. Col gol annullato che avete visto prima, tra l'altro. Mamma mia, una sciagura veramente. Porto sfiga. Credo che queste azioni racconti bene anche quello che avete visto essere il livello di queste squadre, che giustamente non sono un granché, d'altronde è Serie B olandese, ma è pur sempre un'esperienza. Oh!
Allora, squadre che vanno a riposo ma con un risultato molto molto bugiardo, perché sì, loro hanno giocato un po' meglio, ma 3-0 è veramente troppo. Ci rivediamo nel secondo tempo. Allora, sarebbe bello poter stare qui, ma non ci fanno stare, quindi secondo tempo inizia e ritorniamo ai nostri posti, sperando in una insperata, però mi sa tanto, utopica rimontata del Maastricht. Secondo tempo di grande, grandissima intensità di questo Maastricht che ci riprova, ma qualche mugugno anche tra i tifosi adesso, tra l'altro. Eccoci qua dopo appunto il triplice fischio finale. Come vedete dal risultato in sovraimpressione, la Dodenag schiaccia il Maastricht per ben 3-0. Devo dire che è stata una partita abbastanza senza storia, soprattutto nel primo tempo. Poi nel secondo tempo ci ha provato un po' di più il Maastricht, ma senza successo. Poi, come vedete, i giocatori della Dodenag vanno a salutare i propri tifosi, venuti in circa un centinaio dall'Aia, che non è proprio dietro l'angolo, mentre i giocatori del Maastricht subiscono una seppur lieve comunque contestazione da parte dei propri tifosi. Adesso vi lascerò comunque alle considerazioni finali del video e ai saluti. Devo dire però che per essere una squadra che rappresenta una città di 120.000 abitanti, famosa non per il calcio ma più per altro, senza una grandissima storia europea o un grande passato in Eredivisie alle spalle, l'atmosfera è stata veramente molto carina. Stiamo assistendo a una mezza contestazione / incitamento. Posizione, ho provato anche a chiedere una maglia, dato che sono proprio a bordo campo, non mi si sono filati di striscio. Amen. Però finisce finisce qui il vlog di oggi, un vlog un po' diverso, e forse ci rivedremo, chissà, magari in stati europei un po' diversi, ma non anticipiamo nulla perché non si dice niente. Forza Maastricht. Forza Maastricht.